Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai. Buongiorno e benvenuti a una bellissima nuova puntata. Giulia, Rebecca, Eva e Thomas, beato tra le donne. Carlo Presotto. È un piacere essere per me qui a Einaudi, cioè in realtà io sono qui a teatro, come vedete. Quello che vi consiglio è di guardarla da quest'altro punto di vista. Disegnavano nelle grotte di Lascaux, Cioè dire quelle cose che non ho autorizzazione di dire nella mia vita quotidiana perché mi fraino da solo, mi giudico da solo. Posso salutare? Guarda, che capelli! Voi ragazzi, avete qualche serie TV particolare che state guardando, che avete guardato, che vi è piaciuta in maniera particolare? Un conto è immedesimarsi in un personaggio, un conto è anche usare la serie TV o il film o quello che è come una porta d'uscita, come una forma di svago. E secondo me una forma di svago dovrebbe essere più libera possibile. Posso intervenire su questo? Sì. Secondo me il politically correct non blocca scene come quella di Will Smith, nel senso che se è una scena che comunque rappresenta quella che è la realtà, senza essere offensiva, perché nel senso una scena come quella che ha descritto lei non credo possa essere considerata offensiva, perché appunto è una scena che mostra quella che è la realtà, quello che è il razzismo insito nella società e quindi appunto la persona nera che subito ha paura di essere arrestata. Il politically correct, secondo me, appunto, non blocca quella che è la rappresentazione della realtà. Cioè, non è che rende l'arte meno veritiera, rende l'arte meno offensiva per quella che può essere una minoranza. Io credo che il politically correct, quando fatto bene, quando messo bene, blocchi quelle che sono semplicemente le battute o le scene offensive. Ecco, io non sono d'accordo con Giulia, nel senso che ad esempio mi vengono in mente quando fanno ad esempio, la nuova parte di una serie TV di 10 anni fa e cambiano tutti i personaggi, ma totalmente, cioè hanno l'obbligo di inserire il personaggio che ha. Perché? Perché il mondo sta diventando sempre più critico e le persone permalose, ma doversi obbligare a creare questa montatura di serie TV per rapprendere tutti i tipi di personaggi che ci sono al mondo, che è impossibile, viene una cosa forzata e complicata anche da guardare e tutte si rispecchiano così. Perché guardando adesso le serie TV dei giorni nostri, praticamente la maggior parte hanno tutti quella sorta di personaggio che è Quegli quel tipo, stereotipi. esatto. Su Community hanno dato un episodio perché uno si è dipinto la faccia di nero. Ma perché la blackface è offensiva? Sì, però se lui è un personaggio di Sì, Dungeons ma and Dragons Giulia e si chiama Elfo Nero e lui si dipinge di Ho nero, capito, non però. si può chiamare Sì, ma è blackface. comunque. Hai ragione. Se c'è. Sono successe due cose importanti in questo momento. Uno, Esatto, Matteo si è tolto gli occhiali, che non si era. E è arrivato qui insieme a noi Giona, che discuterà insieme a noi di questo momento che è cominciato a diventare molto caldo e Sì, ma concitato. è stata interessante la sua entrata perché è entrato proprio perché, come dire, si sta scaldando dall'argomento della discussione L'urgenza. che è nata in questa puntata. Posso permettermi di aggiungere una Prego. cosa prima di lasciare la parola, che appunto secondo me questo politically correct, magari nato come forma di tutela, perché ovviamente non tutti i contenuti sono idonei a ogni tipo di pubblico, legittimo che ognuno abbia la libertà di vedere quello che vuole, però questo non vuol dire che io che voglio vedere quello che voglio debba essere censurato perché una persona si sente offesa. Diciamo che l'arte è libera proprio perché può essere espressa in qualsiasi modo. Anche io trovo eccessivo dover per forza inserire certi personaggi. Secondo me è giusto che in una serie TV ci sia una rappresentazione della realtà. In una realtà ci può essere una minoranza, ce ne può essere un'altra, ma il fatto è che le personalità dovrebbero essere rappresentate non in maniera banale, come spesso accade, ma in maniera sfaccettata, perché ogni persona ha un qualcosa dentro che non è banale, come spesso viene descritto, che come ha detto Rebecca, bisogna mettere per forza la scena per far piacere a tot persone, l'altra scena. Secondo me bisognerebbe mettere magari meno personaggi, più dettagliati, nelle loro sfaccettature interne. C'è un comico inglese, Ricky Gervais, che è uno dei più grandi stand-up comedian del mondo. Ci ha anche fatto una serie su Netflix, se vuoi vedere, Afterlife. Però lui, lo stand-up comedian, lo fa su black humor. Lui fa battute su morti, sui neri, sui bianchi. E ovviamente non è un qualcosa che può piacere a tutti.
ovviamente sbagliato in quanto si cade in temi di razzismo pesante. Il black humor fa ridere, cioè quando non è usato come scusa per essere razzisti o per essere omofobi o xenofobi in generale, il black humor va bene. Cioè il problema è che tu lo capisci tranquillamente quando una battuta non vuole essere offensiva. Lo capisci quando un personaggio vuole semplicemente rispecchiare la realtà, perché nella realtà c'è chi è razzista, c'è chi è omofobo. Quindi avere nella serie TV anche la persona che offende l'altro personaggio, infatti, che magari fa parte di una minoranza, esatto, va bene. E quello che dicevate Eva e Rebecca del fatto che alcune scene sono forzate, io concordo in pieno. Nel senso che mettere un personaggio che appartiene a una minoranza e farlo stereotipato e farlo per forza solo per inserirlo, infatti, non va bene, cioè non ha senso, più che altro perché... È quasi, forzato e si vede. Sì, ma poi è quasi razzista allo stesso modo, nel senso usare gli stereotipi che hai della minoranza o appunto, adesso ho parlato di razzismo, ma può essere anche l'omofobia, nel senso se tu metti un omosessuale e lo fai stereotipato e lo fai effeminato e lo fai appunto stereotipato, non ha senso farlo. Se lo fai che è un personaggio effettivo, quindi con le sue sfaccettature e la sua personalità, allora lì ha senso. Il fatto è che la rappresentazione della realtà ha quello che offende le minoranze come ha le minoranze. Cioè, secondo me, il motivo per cui è giusto inserire le minoranze e la rappresentanza in tutte le serie TV è proprio perché cioè, è la realtà. Ho capito che è una cosa della realtà e che dovremmo esserci tutti. In realtà no, perché ogni serie TV ha un proprio tema, ogni serie TV abbraccia qualcosa. E sì, però se io abbraccio quel... particolare, non è che in quel particolare per forza ci deve essere quello, quello e quell'altro. Invece, se tu guardi, in quel particolare ci deve essere tutto, perché sennò ci sentiamo tutti offesi. Per... No, secondo me concordo. Scusatemi, cioè, su questo concordo. Velocemente, cioè, se posso aggiungere, detto magari in maniera un po' brutale, ma io personalmente davanti a queste cose me ne frego, perché alla fine, proprio perché abbiamo nominato le maschere nelle serie TV, se io penso a un personaggio, anzi pensando anche semplicemente a un amico, il gusto sessuale di un mio amico, la sua origine, non me ne frega assolutamente niente, perché è un mio amico, cioè io non lo riconosco come, infatti, esatto, come un afroamericano, sì, come, infatti, un omosessuale, come un bisessuale, quello che è. Per questo secondo me anche la serie TV, un qualsiasi serie TV dovrebbe dare più peso a questa cosa. Ok, magari il comico che ha nominato per esempio lui ha fatto anche battute sull'AIDS, ha fatto battute sugli omosessuali, sono sicuro che un omosessuale può riderci su tranquillamente, perché anche se è una cosa che può urtare la sensibilità, infatti, non è un vero e proprio attacco alla sua libertà. L'attacco alla libertà è vedere una persona che assalta fisicamente o verbalmente un'altra persona. Secondo me la profondità di una persona, l'intelligenza di una persona sta nel capire che certe volte anche ironizzare su se stessi va bene. Certe su volte se stessi bisogna... però, non, sul, ma, non ma sui traumi e sul passato di un'altra persona. Va bene essere... sì, ma essere... Ma è questo che essere leggeri. Uno sceneggiatore... Anche lui deve essere libero di scrivere. Quindi lui quando porta, io per questa puntata ho scritto questo, e gli dicono no, tu devi inserirci questo personaggio che deve seguire queste linee, questo colpisce anche la libertà dello sceneggiatore, la libertà di scrivere, come scrivere, cosa scrivere. Per dirti stupidamente, scusami se ti interrompo, dopo ti lascio andare, avevo visto questa scritta che subito non ci ho neanche riflettuto perché mi pareva stupido, ma non so neanche più se l'ho vista su Facebook o su Instagram, ma era censurare il fascismo, è fascismo. Io ho detto... cosa vuol dire? C'è una proiezione politica a caso su un social network, chi se ne frega. Però poi ci ho ragionato ed effettivamente, ovviamente, nel senso, il fascismo è un conto, ma dico, censurare una cosa a sua volta è comunque una privazione della libertà. Quindi anche se in un certo senso è sbagliato, adesso non dico che magari debbano essere trasmesse le cose più orribili, però una persona, per esatto, una persona sana, diciamo, che quindi ha libertà di opinione, può esprimere quello che vuole, perché effettivamente se è una cosa sbagliata sarà il pubblico a, esatto, come dire, censurarla. E tutta questa storia è cresciuta sulla censura dopo il discorso di Black Lives Matter? No, tutto. Non è vero, non, è partita da ben prima. È partita sul da discorso prima della blackface. Ma come sul discorso della Disney, ok? Cioè, se sì, vuoi possiamo parlarne ore. Però per dirti, sai How I Met Your Mother? Sì. È una serie piena di... i personaggi sono portati all'estremo, sono stereotipi, sì, all'estremo. E quindi si capisce che è una serie finta. Dopo c'è stato un episodio che c'è questa ragazza su internet che comincia a lamentarsi perché hanno detto che è una serie sessista, perché ha dipinto così. Il punto qual è? Che questi episodi, cioè questi episodi di persone che si lamentano stanno aumentando, perché finché è uno e due, ok, il punto è che continuano a ricevere più supporto, continuano ad aumentare,
è quello il problema, che si sfocia in una censura se si continua in questo passo. Allora, io su quello ti do ragione, e infatti secondo me non è giusto censurare, è giusto targettizzare, nel senso che, come hanno fatto con i film della Disney, fai semplicemente un disclaimer prima in cui dici, guardate, questo film è stato fatto 50 anni fa, ha una visione del mondo che è quella di 50 anni fa. Come si faceva una volta con i vietato ai minori di 12 anni, di 14. Il problema qual è? Che noi adesso... tutti questi movimenti partono effettivamente dall'America, perché noi siamo influenzatissimi dall'America, musica, film, tutto. Cioè, vedendo proprio il discorso anche comunque della comunità afroamericana in America, ho visto che probabilmente è stata portata così tanto allo stremo che non è più disposta a una forma di collaborazione. Però allo stesso tempo, se ci pensate, quando viene detto i bianchi sono così, i bianchi sono così, io sono bianco, sono italiano, uno spagnolo è bianco ma è spagnolo, quindi anche quella è una forma di generalizzazione. Infatti, quindi secondo me magari noi non abbiamo neanche la visione d'insieme corretta, vediamo lo stupido che appare su YouTube, su Instagram, che ha più visualizzazioni, e magari generalizziamo, ci facciamo un'idea. Per questo, piuttosto che censurare serie TV, secondo me sarebbe anche da badare quello che si vedono su Instagram, sui social network. Thomas, posso agganciarmi a questo? Perché era proprio una riflessione che volevo portare, no? Nel senso che una volta, fino a qualche anno fa, prima dei social, chi è che faceva le critiche a livello pubblico, ad esempio, di un film, di una serie un esperto? TV? L'esperto critico, e aveva una certa formazione. Mentre oggi, rispetto a questo argomento, no, ognuno ha la stessa parola e lo stesso valore, per cui poi, come dire, si creano anche di quei fenomeni appunto di massa, esatto, che sono incontrollabili, no? E questo secondo me è un grosso problema. Da un lato è un problema, esatto, da un lato è una conquista, perché anni fa tu avevi, non so, una tale televisione, eri in un tale paese, eri in una tale posizione sociale, politica, quello che può essere, e potevi vedere solo queste cose, non avevi lo spettro ampio. Tu dovresti, con tutto davanti, saper scegliere. Secondo me quello che internet ci dà e ci dice è: ok, guarda, al mondo c'è tutto questo, scegli, diciamo, scegli tu la tua strada. Cioè, il fatto è che secondo me il coltello ce l'abbiamo tutti dalla parte del Ti fermo già, perché il vantaggio comunque entra a un certo limite, perché la Corea del Nord vive nei nostri stessi anni, però è molto limitata. Comunque, chiaro, però un esempio. Diciamo che conferma la regola. Comunque, quello che pensavo intendesse il professore è che appunto con l'avvento del web, che i tuttologi si stanno moltiplicando sempre di più, peggio del Covid secondo me, e che quindi appunto per questo che vengono censurate un sacco di cose, perché... tutti sono dei tuttologi, tutti sanno che questo, esatto, è corretto, così bisogna fare una cosa, ma chi è che può dimostrarlo? In un mondo perfetto, che non è questo, se fossimo in un mondo perfetto, tutti avrebbero diritto alla parola, ma avrebbero ascoltati solo i più meritevoli, solo quelli che effettivamente sanno di cosa stanno parlando. Il problema è che come fai a fare questa cosa? Devi educare le persone all'uso dell'internet. Il problema è chi lo usa, perché può essere una cosa può essere inventata con le migliori intenzioni. Ma se tu lo usi nel modo sbagliato, è sempre usato nel modo sbagliato. Ma come qualsiasi cosa, cioè, si fa un esempio anche con la macchina. Perché la macchina è per i più 18? Perché significa che hanno stabilito che hai più competenze, più cose per seguire con la macchina. Diciamo che ormai siamo troppo oltre con internet, ormai l'accesso è a tutti. Quindi non è che adesso si può dire che una persona deve essere capace di... Secondo me si può ancora educare le persone, perché è come quando a scuola ti dicono cerca su fonti accreditate, cioè la stessa identica cosa. Tirando le somme è una questione di educazione, perché alla fine... Di chiave di lettura. Se tu sei educato, dai un'opinione con un certo... un certo fondamento. Se tu sei educato, sai come comportarti. Quindi noi dovremmo concentrarci sull'educazione, ecco, piuttosto che dedicarci alle serie TV, forse è meglio occuparci delle scuole, magari. Sì, ma se tu dai a un bambino di 8 anni un telefono, lui ha una marea di informazioni a cui può accedere, che un bambino di 8 anni non è pronto. Non sa scendere. Esatto, non glielo devono dare, infatti. Esatto, tu devi darglielo piano. Quando gli spieghi? Quando sì, ma quando lui deve essere. Ma penso che concordiamo tutti che dipende da noi come educheremo i nostri figli. Se posso parlare da papà, non sono al 100% convinto di questa tua affermazione. Perché è un villaggio che educa un fanciullo. La famiglia, certo, è la priorità, però non è l'unica. Per cui poi... c'è un'intera comunità in cui poi il bambino e il ragazzo vive. Diciamo che è plausibile che magari l'ambiente familiare si sia nuclearizzato al punto in cui ci sia solo la famiglia come esempio. Per esempio, mi viene in mente adesso un bambino che sta crescendo in questo periodo di Covid, non ha magari forme di confronto, che magari potrebbe essere entrare in contatto con una compagnia sbagliata, come magari entrare in contatto col migliore amico, che potrebbe essere di un'altra etnia. Diciamo che non ha questa scoperta
del diverso, tra virgolette, concedetemelo, e quindi è ancora più importante che ci sia sì un filtraggio magari del contenuto, però non esagerando. Anche magari un ragazzino che sente nominare, non lo so, che ci sono dei ragazzi della sua età che abusano di un certo tipo di droga, io come genitore non me la sento di non dirgli, io gli spiego la cosa. Tabù non ha senso. Ed è proprio questo il problema della censura, secondo me, che non dicendo le cose non conoscono e a maggior ragione finiscono in un baratro. E questo problema c'è sia con la censura che quando però non c'è un disclaimer e non c'è una chiave. No, ma difatti il disclaimer sarebbe il compromesso perfetto, solo che non tutti sono disposti a questa cosa. Io direi, un po' per concludere, che in questo periodo dove magari sono tutti un po' più nervosi, un po' più stressati, si sta, secondo me, abbassando un po' quel livello di cultura generale che serve per capire il mondo. Abbiamo tantissime informazioni in più rispetto agli anni, a qualche anno fa, anche a pochi anni fa. Abbiamo bisogno di conoscere, di sapere e saper discernere ancora di più le fonti, giusto? Quindi, secondo me, è un po' questo, un po'. E, diciamo, il problema generale che ci permetterebbe un po' di discriminare quali sono, qual è lo humor giusto o sbagliato, oppure qual è lo humor fatto senza, diciamo, senza voler far male. E comunque, se posso dire, io vado fiera di una mia professoressa, perché mi ha fatto leggere un articolo che mi ha veramente aperto gli occhi, mi ha fatto cambiare il mio atteggiamento al web. In questo articolo diceva: Internet ci mette davanti a tantissime cose, noi dobbiamo scegliere cosa è il meglio per noi. E questa cosa mi ha fatto creare una specie di ordine mentale. Bene, ragazzi, allora, World Cloud della puntata. Ok, serie TV, maschere, empatia, unicità, educazione digitale. E chiudiamo con brava prof e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Bravissimi! Bravissimi.